Pioggia e campo in perfette condizioni, un'accoglienza inglese quella che l'Inter riceve al Massimino, e a completare il quadretto british ci pensa il Catania, che per intensità e aggressività ricorda una squadra di Premier League nel primo quarto d'ora. Tiene in apprensione l'Inter per 10 lunghissimi, interminabili secondi con questa azione che viene conclusa da Biagianti e completata poi da Capuano con il tiro alto. L'Inter invece comincia la gara con la versione light di questo periodo, palla che circola lenta, gambe dei giocatori che sembrano pesanti, e un'emergenza tale che in panchina per arrivare a 18 c'è anche Orlandoni oltre a Toldo. Di movimento in campo ce n'è molto poco, così la soluzione da fuori è quella più abusata, quella di Mariga falsolletico al Catania, decisamente più consistente il destro di Schneider, il movimento classico, quello dell'olandese che chiama il primo intervento Andukar. Il Catania non fa una piega, resta compatto con Mascara che segue a uomo Maicon in fase di offensiva. Le occasioni migliori capitano a Ricchiuti, che anche in questa circostanza, come in apertura, dorme ed è lento nella girata di destro. Ad inizio ripresa c'è Quaresma per Mariga, Inter con il 4-2-3-1, Inter che trova la prima profondità al minuto 54 e mette la freccia. Eto'o altruista, legge il movimento di Milito che griffa così il 16° centro in campionato e corre ad abbracciare il compagno di squadra che serve Milito in posizione regolare dopo essere partito in posizione regolare. Tutto regolare, 1-0 Inter, Catania sotto shock, Inter che gioca sullo spartito preferito, le ripartenze, Quaresma, no look per Schneider, destro e sinistro soltanto esterno rete. I padroni di casa sono letteralmente fuori dal match, hanno un'opportunità con Mascara che piazza tre uomini ad allungare la barriera per accecare Giulio Cesar, palla che però gira in ritardo. L'Inter ha l'opportunità di uccidere il match quando Eto'o va a recuperare questo pallone, lo offre a Maicon che ignora tutti i compagni, sceglie la conclusione personale per cercare il quinto centro in campionato, trova però ancora una volta soltanto l'esterno della rete. Poi al minuto 74 l'episodio che cambia il volto a questa partita, Isco vede l'inserimento a destra di Alvarez, destro secco per Maxi Lopez che centra la porta in questo campionato per la terza volta, azione tutta argentina e tutta di prima. Lucio si fa bruciare così dal taglio sul primo palo di Maxi Lopez, che è un falco, e brucia Giulio Cesar. Entra Muntari al minuto 79, procura un calcio di punizione che gli costa la prima ammonizione per il Catania, batte Mascara, Muntari alza il braccio, di fatto ha toccato un solo pallone così, secondo cartellino giallo ed espulsione, se non è record poco ci manca, penalty per il Catania. Sul dischetto si presenta Mascara che sceglie il modo più folle per entrare nella storia del Catania, perché raggiunge a quota 29 Prenna, massimo capocannoniere di tutti i tempi in maglia rossa-azzurra nella massima serie. È 2-1, l'Inter non c'è più, e allora il Catania colpisce ancora al minuto 89 con Martinez che si beve tutta la difesa dell'Inter, Giulio Cesar compreso, per realizzare l'incredibile 3-1. È necessario un aggiornamento di una citazione storica, è clamoroso al Massimino, Catania 3, Inter 1, risultato che può cambiare molto sia in vetta che in coda. Inferiorità numerica.